Per la prima volta si disputa un ultramaratona a Chieti, si tratta di due gare, una da 6 ore e una da 8, che si snoderà lungo un tragitto di 1 chilometro, quindi ci sarà l'opportunità di vedere alcuni dei beniamini, insomma dei vincitori di questa specialità più volte, perché ripasseranno sullo stesso tragitto. Sì, diciamo la cosa bella proprio di queste gare sono il fatto che ogni atleta lo rivedi lungo il percorso, quindi questo è il bello. La gara è un anello di 1 chilometro, ci sono grossi personaggi ultramaratoniti a livello italiano, è inutile fare presentazione ad Alberico Di Cecco, ci sarà Maurizio Di Paolo, Samuele Fabrizio, Nico Leonelli, Annalisa Fitti, che sono tutti atleti che si dedicano a questa ultradistanza, che sono gare superiori quasi a 50 km. Da dove nasce l'idea di un'ultramaratona? L'ultramaratona, noi abbiamo un grande gruppo di ultramaratoneti in Abruzzo, attualmente c'è una classifica IUTA e noi siamo al terzo posto, quindi siamo 50, diciamo, persone abruzzesi che amano questa ultra. Prima edizione, l'abbiamo fortemente voluta insieme agli organizzatori, peraltro stiamo puntando molto sugli eventi sportivi, soprattutto su quelli nelle piazze e nelle strade, perché lo sport è ripresa, lo sport è il principale veicolo di sana aggregazione. E un'ultra maratona con numeri davvero importanti, parteciperanno circa 100 atleti e soprattutto, come dicevo, sarà un periodo molto intenso, stiamo lavorando ad un giugno e un luglio pieno di eventi sportivi in piazza, ci sarà l'11 anche la notturna appunto, che riprenderà dopo la pandemia, ma poi il 18 di giugno inizieremo con le sportive. Stando all'ultra maratona Città di Teate, va detto che ripeto, è un appuntamento assai partecipato, ma anche in grado di portare un indotto importante, perché le strutture ricettive della città si stanno già riempiendo. Siamo davvero felici, ringraziamo la WISP, l'Avis, appunto associazione che ha organizzato insieme a noi, cioè la Manopello Sogeda, è un gioco di squadra, noi crediamo nella compartecipazione col mondo associativo.